Dopo la sentenza, aveva comunicato il deposito di un ricorso contro il verdetto del TAR per stabilizzare l'ente rispetto a vuoti legislativi. 7 giorni dopo, il sindaco di Montella, Rino Buonopane, ricorda, attraverso una conferenza stampa convocata last minute, di aver nominato anche un vicepresidente. A sorpresa, Costantino Giordano, martedì scorso, è stato nominato con decreto dell'ex presidente. Della notizia sapevano, a quanto pare, solo Giordano e lo stesso Buonopane. Perché non sia stato comunicato sino ad oggi l'atto della nomina di un vicepresidente? Proprio quando la segretaria provinciale dell'ente si apprestava a nominare un reggente affidando le funzioni al consigliere più anziano, Buonopane risponde così ai cronisti. Io nella nota ho detto sto lavorando affinché non ci siano contraccolpi, evidentemente avevo già iniziato, poi voglio dire, è passato veramente 2 giorni, un fine settimana, io non sono stato presente più in provincia, sono tornato oggi pomeriggio a confrontarmi con la segretaria che aveva avuto un'interlocuzione con la prefettura, tutto qui. Che le verrà rimproverato, no? Non ha nominato un vicepresidente fino ad oggi, lo fa solo quasi per garantirsi un vicepresidente comunque vicino. C'è una spiegazione anche in Un questo. momento poi delicato per la provincia che C'è rimane anche una senza la figura spiegazione. istituzionale. E no, perché dice così? Ha una guida No, non ha meno legittima. 3,27. Allora, c'è da dire questa cosa, che quando io sono stato eletto e poi è emerso la questione del ricorso, io ho parlato ai consiglieri che mi hanno sostenuto e ho spiegato loro e ho concordato con loro che il percorso a farsi non passava attraverso la nomina di un vicepresidente piuttosto di deleghe da distribuire. Questo perché non volevo semplicemente tirare in ballo in questa vicenda, diciamo, i diversi consiglieri. E quindi tutto era poi rimandato ad una seconda fase, alla luce anche di quello che sarebbe emerso dal ricorso. Ed è chiaro però che a un certo punto ho dovuto fare i conti con la necessità di dare una guida ed è chiaro che l'ho fatto prima della stessa sentenza e quindi dell'udienza del 27. Lei ha detto comunicato a chi doveva sapere, lo sapeva anche il segretario generale della provincia? Allora, il segretario generale della provincia l'ho saputo nella giornata di oggi. Quello è un decreto presidenziale che io ho firmato il 26 e che ho trasmesso nella tarda mattinata di oggi all'ufficio competente, appunto, del direttore generale. Si riapre un caso politico all'interno del PD, visto che gli accordi prevedevano una presidenza ad un'area politica, una vicepresidenza ad un'area politica diversa rispetto Allora a questo vorrei, ma non accordo. per sottrarmi alla domanda, vorrei insomma, distinguere un po' i campi e i ruoli. Io amministro la provincia, diciamo, a me sta la responsabilità delle scelte, è chiaro che mi interessa la vita del partito e quello che accade all'interno del partito, ho ritenuto che questa fosse la scelta migliore, soprattutto in questa fase.